finalissima della KZ1. I piloti arrivano sulla griglia di partenza in prima posizione. Jorrit Pex al suo fianco, Jordan, Lennox Lamb, poi Max Verstappen e Paolo De Conto, Patrick Hayek e Marco Ardigò. Ok, here we are. It's final two of the KZ1. The starting grid has Jorrit Pex in pole position with Lennox Lamb next to him, then Max Verstappen, Paolo De Conto, Patrick Hayek with Praga and Marco Ardigò with his Tony Kart Vortex. These are the top six. And we are hearing them starting their engines and here waves green. We're about ready to start. Partiti con Pex che mantiene la leadership della corsa alle sue spalle. Sicuramente un CRG potrebbe essere Max Verstappen di già, che partiva un filino arretrato per un problemino in una manche questa mattina. E sì, è Max Verstappen con il numero 2, proprio lui alle loro spalle. Non mi è dato sapere chi ci sia. Intanto il gruppone sfila nelle retrovie, mi sembra sia Ben Hanley, può essere, appena si avvicina l'inquadratura saremo in grado di dirvelo. Sembra Coco Kozlinski, sembra Coco Kozlinski il pilota al volante del Birelli. Ben Hanley lo passa in questo istante. We just saw Ben Hanley pass Kozlinski, moving up in third position, right behind Verstappen, who has claimed second off grid, and Pex is now in the lead. That's Verstappen in the lead, who got ahead of Pex. So we have the two CRGs running ahead. And again, it's Verstappen, Pex, followed by Hanley, who got his hand over Kozlinski. Alle spalle dei primi troviamo Marco Ardigò, con Patrick Hayek a darsi battaglia. Io non vorrei aver detto una fesseria, ma forse il Coco non è il Coco. Il Coco è Paolo De Conto, mi sa. In ogni caso poco importa, non perché non siano importanti loro due, ma perché più che altro Ben Hanley è già nella schiena di Jorrit Pex. E questa volta secondo me Ben Hanley con l'RT TM può essere un mal di testa per chiunque. Là davanti ci sono altri due carte, un 2 CRG, uno di CRG ufficiale, un CRG ufficiale della casa madre, quello guidato da Max Verstappen, e l'altro guidato da Jorrit Pex di CRG Holland. Tutti e due però sono motorizzati TM. Intanto Drezen all'interno di Iglesias si prende una posizione. Intanto mani alzate perché c'è uno slow, regime di slow in questo momento. Deve essere successo qualcosa, un incidente forse. Yep. Eh sì. We're seeing the slow regime. It seems there's an accident on track, and at the time we had Verstappen leading over Pex with Hanley moved up into third and pushing hard on Pex. De Conto is running up close over the leading pack in fourth position, so probably it was not Coco Kozlinski, but it was De Conto back then at the beginning when we were trying to figure out who was in the... And here we see Praga. That was Patrick Hayek, who was contending some spots in the back there with Ardigò. He's now running fifth, so Patrick Hayek is in fifth. We also saw Driessen moving up. He charged up and claimed a spot over Iglesias, but let's try to see what's happening here with the slow. Sì, bandiera rossa dopo il regime di slow, bandiera rossa esposta dal direttore di gara Alessandro Ferrari. I kart sono fermi in griglia di partenza, escono dai kart i piloti. Verstappen parla con Pex, evidentemente l'incidente, che se non ho visto male ha coinvolto Kozlinski e Coco. Il finlandese Coco con il Tony Kart. A vedere come erano posizionati i kart, sembra che Coco potesse essere fermo in testa coda. Coco Kozlinski, non Coco, giustamente. Arnaud Kozlinski, il soprannome è appunto
Coco potesse essere fermo e lo abbia urtato Coco. Si riparte dopo l'attesa per liberare il circuito. Prendono il via, si partirà in linea, credo in regime di slow, mi viene a pensare, e verranno conteggiati i giri percorsi, a questo mi fa pensare la procedura che è stata avviata. Poi di regolamenti non ne sappiamo nulla, di conseguenza credo che comunque si partirà in linea, in fila indiana, in movimento, in regime di slow, credo, senza uno start da fermo. Seems like the race got back in a single file line in according to the slow regime. So it should be again the lead as it was when everything got stopped, which had Verstappen and Pecs in the lead. Apparently the accident was between Kozlinski and Henry Kokko, the Finnish driver, whose last name sounds exactly like Kozlinski's nickname. And everybody's doing fine, nobody got hurt, it was just a race accident. Yep, everyone's still trying to get back in the slow regime, and we're gonna see how things will pan out from here. Esatto, come diceva Alice, i due piloti stanno bene, ci siamo accertati appunto lo stato di salute di entrambi i driver. E Coco effettivamente era rimasto fermo nel proprio kart perché aveva un attimo di giramenti di testa a causa dell'urto forte subito, cosa che però non ha portato appunto nessun danno fisico, quindi nessuna frattura, nessun trauma particolare. Yeah, apparently the accident was caused by Kozlinski's sudden headache due to the very harsh contact. His car had stopped and he got bumped into pretty hard by Henry Kokko, but everybody's doing fine, and so nothing to worry about, and we're now seeing everyone still lining up in single file, and hopefully things will develop from here. Affrontano l'ultima curva e secondo me adesso si riparte, vedo i semafori che lampeggiano lì in fondo, di conseguenza semafori lampeggianti in segno che sì, l'ultimo è Jumbo forse, Jumbo che fa un'altra gara, si parte con Hanley che supera Jorrit Becks. Che gatto Hanley, Ben Hanley, uno dei più lesti al via quando si tratta di bruciare gli avversari, anche in questa occasione passato avanti a chi lo precedeva, ovvero Jorrit Becks, che è rimasto un po' così preso di sopravvento e di conseguenza ha perso la posizione male, molto male in termini di spettacolo per quanto riguarda lo spettacolo di gara. Perché? Perché hanno fatto un piacere a Max Verstappen, che sicuramente, visto il ritmo impresso durante tutto il weekend alle Manche, alla finale di ieri, che gara che ha vinto l'olandese, direi che sarà dura per tutti rimanere attaccati, anche se effettivamente c'è un bel pacchetto a tre che sta andando via, proprio Verstappen, Hanley, eccolo lì, e poi Jorrit Becks. Hanley sa che deve interrompere il ritmo di Max Verstappen adesso, se no l'olandesino, figlio del pilota di Formula 1 Jos Verstappen, prende e va via, non lo recupera più nessuno. A seguire De Conto, Aie, che se non ho visto male Ardigò con la coda dell'occhio è proprio lui. Okay, we saw the race start again with Hanley getting an insane pass over Pecs to claim second behind Max Verstappen. And we see Hanley is charging hard. He knows this is his chance to try to get ahead of Max Verstappen, who has kept an insane pace all weekend. It looks like he's trying everything to get ahead. In the meantime, it's De Conto and Hayek and Ardigo closing up the leading pack. As you see, Hanley is pushing hard, trying to get his way. Oh, it seems that there was a pass. De Conto got ahead in third position, so Pecs has slid back to fourth. Following is Patrick Hayek, and apparently Ardigo, yes, behind Hayek is Ardigo. Here we see again a replay of the pass, and let's see how it's gonna develop from here. Things are getting intense. Saltano sui cordoli della SSN i piloti, allunga leggermente
Verstappen su Ben Hanley, che non è riuscito a piantare la zampata, ma più che altro il sorpasso nei confronti dell'olandese, che secondo me adesso prende e se ne va. Non si capisce quanto ne abbia da vendere Ben Hanley in questa gara. Sicuramente non ci aspettavamo il gruppo riuscisse a rimanere così attaccato al leader della corsa, Max Verstappen, che sembrava irraggiungibile nell'arco di tutto questo weekend. In terza posizione anche Paolino De Conti, uno che quando scatta inizia la gara, quando si spengono i semafori e si parte con la gara, veramente schiaccia un bottone nel suo cervello che gli permette di fare quello che vuole e davvero di non essere, gli permette di non essere secondo rispetto a nessuno. In quarta posizione rimane Pex, se non vedo male, esattamente, poi Hayek e Marco Ardigò, seguito da Dresden, potrebbe essere, che ha scalzato in precedenza Jeremy Iglesias. Chiaramente l'inquadratura stretta non ci aiuta, ma a monitor quel che vediamo è questo: 3 decimi e 61 tra Verstappen e Ben Hanley, purtroppo non abbastanza per tentare l'attacco, almeno questo pensa Ben Hanley in seconda posizione. So we have Verstappen pulling slightly away over Ben Hanley, who is still charging hard, but he's a little bit too far behind to try to close in on Verstappen. De Conto, in the meantime, has moved up to a solid third place. We know that once he gets going, it's hard to stop him. Pex is still following in fourth with Hayek in fifth. And right behind is the Tony Kart duo of Ardigo, and it seems Driessen, it might be Driessen, the other Tony Kart. We see that Verstappen is still leading. Hanley's pushing hard, trying to get his way in, but it seems that Verstappen is holding a pace that nobody can beat. E non riesce a scappare stavolta Max Verstappen, non riesce a volare via come sempre ha fatto. Parlando di materiale, là davanti dicevamo CRG TM con motore preparato dal padre di Max, da Jos Verstappen, che quindi non è solo un pilota di Formula 1, un ex pilota di Formula 1, ma è anche un bravissimo preparatore. In seconda posizione Ben Hanley con l'ART, il team di Nicola Todd e Armando Filini. Nicola Todd è il figlio di Jean Todd, il presidente della FIA, ed è anche manager di quel Felipe Massa che guida la Ferrari di Formula 1. A seguire Paolo De Conto con un Birla ancora TM, quindi grande sfilata di TM davanti, insieme appunto anche al TM di Jorrit Pex, che è sempre preparato dalle sapienti mani di Jos Verstappen. Poi il primo motore non TM, un Parilla, quello di Patrick Hayek, montato sul Praga Kart, che appunto conduce il buon Hayek. A seguire due Tony Kart Vortex di Ardigò e Dresden. Sembra riavvicinarsi un po' Pex in questa fase di gara, sembra essere molto vicino, più che sembra è molto vicino a Paolo De Conto, quindi tra qualche istante potrebbe arrivare la zampata da parte di Jorrit Pex su Paolino De Conto. Yes, we're seeing that Pex is getting dangerously close to Paolo De Conto, and he might be trying a pass any time. In the meantime, we still have Verstappen in the lead. He's going strong, but he's not a runaway leader this time. Right behind him is still Hanley. Again, we have Pex pulling up really close to De Conto. Behind them is still the Parilla Praga led by Hayek, and behind is Ardigo. We see the race getting closer, and now it seems there's no space yet for a pass by Pex at the time being. Continua il pressing di Jorrit Pex alle spalle di Paolo De Conto. Non sembra esserci modo ancora per il pilota olandese del team CRG Holland. Non sembra esserci spazio e modo appunto di superare De Conto, che come dicevamo poi quando parte la gara è davvero un osso duro da passare. Allungato invece un filino di più Verstappen, lo vediamo proprio qui, nonostante l'obiettivo
schiacci un po' le posizioni, sovrapponga un po' i kart. 8 giri al termine, intanto ci dice la sovraimpressione, sembra essersi appunto un po' allontanato, e nonostante l'effetto ottico della telecamera, Max Verstappen, mentre continua ad essere molto vicino Jorrit Paxman. Un momento di attesa forse questo nella gara, non vorrei essere poi in realtà contraddetto dal sorpasso di Pax, ma sembra essere appunto un momento di attesa, di calma, durante il quale i piloti magari non tirano proprio al 200%, ma cercano un po' di far raffreddare materiale, gomme, motore, magari anche un po' loro stessi, in vista degli ultimi giri del rush finale. Yes, the pace seems to have settled for the time being. Verstappen has built a slight gap over Hamlin. Pex is still very close to De Conto, but it seems like the drivers are kind of taking their time, settling in the pace, maybe letting engines and tires cool off a little bit before the final rush to shuffle for positions. So right now everything's continuing steady, although Hamlin's getting dangerously close. And again, Pex is really, really packed in tight with De Conto, so we might be getting ready now. Oh, they went over the curb, and we have again Verstappen pulling away with Hamlin really close, and then the other duo of Pex and De Conto running almost bumper to bumper. Se c'è un sorpasso c'è tra Pex e infatti la telecamera si sposta, ci fa perdere l'inquadratura giusta, ma Pex passa lo stesso anche se non inquadrato davanti a Paolo De Conto. Pex è sul podio, terzo gradino virtuale del podio per Jorrit Pex in questo istante. Adesso è dura la batosta che ha preso Paolino De Conto, sarà dura replicare per l'italiano, credo, perché Pex era un po' che, diciamo, studiava l'avversario da dietro, sembrava averne di più, probabilmente ha fatto riposare anche un po' il materiale guidando alle spalle dell'italiano, che ovviamente si attacca come una ventosa alla schiena di Jorrit, che ha qualcosina in più. Paolino però sa che per salire sul podio deve rimanere incollato e tentare il sorpasso adesso e rompere il ritmo dell'olandese che vuole scappare via. Here what we just saw is Pex finally pouncing over De Conto and claiming the third place he was so much vying for and that he waited to get, and it proved him right to wait, and in fact did an amazing pass that brought him right behind Hamlin, who's still following Verstappen in the lead. It'll be hard now for De Conto to get back to return the favor, even though he's bumper to bumper with his Dutch rival, of course, but it'll be hard to get back up there. And right now it seems like the Dutchman's trying to pull a gap to secure his third place right behind the top duo. Ha fatto un'altra gara questi quattro qua, hanno fatto veramente un'altra gara, segno che oggi o hai un TM o fai fatica in KZ, almeno questo ci sembra di vedere, perché c'è una pluralità di marche per quanto riguarda il telaio, ma un monomarca di motore a vedere i primi quattro che stanno volando via, quindi qualcosa vorrà pur dire. Evidentemente se dietro rincorrono marchi con marchi di altri motori, evidentemente in questo momento della stagione, dopo l'omologa di quest'anno, TM ha sicuramente fatto la differenza in pista. Chiaro, l'inizio della stagione è proprio la stagione appena iniziata, cioè di conseguenza c'è ancora molto lavoro da fare per i team, per le varie aziende, però un dato di fatto è che là davanti ci sono 4 TM, 2 preparati da Jos Verstappen e 2 ufficiali della TM Racing, segno appunto che il motore di Pesaro va forte, anzi fortissimo. As Yannick is commenting, these four in the lead are really pretty much running their own race, and also proving the fact that at least in this start of the season, to make it big in KZ, it's the case that you have a TM engine, especially after the last homologation session. TM has apparently done the right thing. Yes, there's a variety of brands on track today, and yet all four guys running up front are sporting a TM engine, two of which are tuned by Jos Verstappen, Max Verstappen's dad, and two are official TM engines. So yes, apparently TM's running its own race, even though it's drivers from different teams,
And what a race. They are doing their own thing up there. Abbastanza noiosetta nella seconda parte questa gara. Siamo ormai al termine del penultimo giro, entriamo nell'ultimissimo giro se non sbaglio, non vedo il cartello che mi conferma questo. Max Verstappen che però si gira a guardarsi dietro, probabilmente lo fa proprio perché cerca di misurare il vantaggio che ha nei confronti di Hamlin per capire come gestire le ultime curve che lo dividono dalla vittoria. Deve capire se chiudere la traiettoria, la porta in faccia a Ben Hamlin, oppure se percorrere le traiettorie normali nel caso sia nettamente in vantaggio. Sicuramente ha scelto la seconda e si invola verso la vittoria. Yes, the second half of the race could be considered a little boring. That tends to happen when you have drivers that are definitely superior to others on track and who establish their own lead pace. And we see Verstappen pulling into first position, securing the victory with Hamlin in second, following third, Jort Pex. And then we have De Conto in fourth, who tried really hard to get back, but he has to settle for fourth this time. Grande dimostrazione di superiorità da parte di Max Verstappen, che a questo punto diventa veramente un osso duro per tutti, anche per i senatori, per i mega esperti della categoria, i piloti di grandissima esperienza che possono avere anche il doppio dei suoi anni. Verstappen, quindicenne, se la cava veramente bene anche con gente che ha, diciamo, i suoi anni ma di carriera nel karting, quindi veramente un talento unico questo Verstappen. As Yannick just pointed out, Verstappen has just confirmed that he is a fresh new talent that even the big senators will have to contend with, considering he's just 15 years old and he's setting the pace with people who have 15 years in karting.